come un ciclone che spazza via qualsiasi cosa gli capiti a tiro. La De Seta Casa con Advena Cosenza conquista la quarta vittoria consecutiva, rimanendo squadra imbattuta e portandosi a quota 11 punti in classifica, distante una sola lunghezza proprio da Alessano, capolista, ma con una partita in meno. Il Palaferraro si conferma un fortino inespugnabile per tutte le squadre del campionato e la squadra rosso-blu procede spedita come un treno verso il proprio obiettivo. Gli uomini di coach Marano hanno sfoggiato un'eccellente prestazione innanzi al proprio caloroso pubblico. Il risultato sarebbe stato anche più tondo se nel primo set di Fino e Co. avessero avuto la forza mentale di chiudere il match prima di essere rimontati e poi superati. Tuttavia, dopo lo scossone iniziale, il resto del match è stata una sinfonia rosso-blu, una partita a senso unico con Cosenza a dettare legge. Una vittoria importantissima che dice tanto sul valore effettivo della squadra abruzia e del ruolo che può rivestire in questo campionato. Un ruolo certamente di primo piano e dunque di vertice. L'Aurispa Alessano è apparsa una squadra molto quadrata e ben organizzata e non a caso capolista e anche imbattuta, prima di arrivare però nella tana della De Seta Casa con Advena Cosenza. Gli imbattuti ora sono solo gli uomini di coach Marano, ma sentiamo la voce dei protagonisti. Sapevamo che sarebbe stata una partita difficile e lo è stata, però venivamo da una ottima prestazione secondo me a Potenza. Io sono uno di quelli che ritiene che non sia stato un punto perso ma due conquistati a Potenza. Oggi avevamo di fronte un'ottima squadra, attrezzata benissimo, con alcune individualità veramente impressionanti, perché erano veramente ottimi giocatori. Però giocavamo in casa e sapevamo che noi in casa avremmo dato il 150%, se non qualcosa in più. È stato bello, emozionante. I ragazzi hanno lavorato bene in settimana, mi aspettavo una prestazione ottima, me l'auguravo perché, visto il lavoro che avevamo fatto, uno studio certosino, effettivo, e i ragazzi hanno messo in pratica in parte inizialmente, poi è uscita veramente la squadra, lo studio tattico fatto bene e i ragazzi sono andati forti, mi sono piaciuti, sì, tanti, soddisfattissimi. Principalmente è stata una gran bella partita, a parte una vittoria molto, diciamo, strameritata, credo, perché anche il primo set penso che alla fine l'abbiamo un po' dato noi a loro. È una bella annata, speriamo che vada avanti così, insomma, poi quello che verrà, ma credo che verranno cose positive quest'anno.